Maestà, il popolo non ha pane, e allora mangi le brioche. Questo aneddoto, tanto falso quanto diffuso, contribuì a screditare non solo la regina di Francia, Maria Antonietta, ma l'intera istituzione monarchica ed aristocratica. Tra le numerose calunnie artatamente sparse, quella che maggiormente indebolì la monarchia francese fu però il cosiddetto affare della collana, che meglio di tutti dimostra il ruolo della propaganda nel preparare l'esplosione della rivoluzione giacobina. Paradossalmente, a due secoli di distanza, l'affare dimostra non solo l'innocenza della regina, ma la trasparenza del comportamento del re e la morigeratezza dei costumi della coppia reale. Si tratta di una volgarissima truffa sulla quale si potrebbe sorridere se le conseguenze non fossero state disastrose. Tutto nacque dal desiderio del favore regale nutrito dal 50enne cardinale di Strasburgo, Luigi de Rohan, che 25 anni prima era stato ambasciatore presso la corte di Vienna, dove aveva offeso l'imperatrice, ostentando lusso e ricchezza, nonché criticando la politica di Maria Teresa. Richiamato a Parigi alla morte di Luigi XV, era naturalmente inviso alla nuova regina, Maria Antonietta, che non volle più dargli udienza, spingendo anche il re ad ignorarlo. Rohan decise dunque di riconquistare ad ogni costo il favore della sovrana, ma la sua frustrata ambizione lo fece cader preda di un gruppo di avventurieri. Il fulcro dell'intrigo è Jeanne de la Motte, nata da una decadutissima famiglia aristocratica che discendeva addirittura, anche se per via illegittima, da Enrico II. La donna aveva ricevuto dal padre un sangue nobile, frustrato dalla decadenza e desideroso di rivalsa, e dalla mamma la dissolutezza, che la rendeva pronta ad infrangere qualsiasi tipo di legge e di morale. Comunque frequentò la corte e si spacciò per confidente della regina. Quando si rese conto del punto debole del cardinale di Rohan, decise di raggirarlo, facendogli credere che Maria Antonietta la trattasse addirittura da cugina. Lo sciocco cardinale cadde nella trappola, peraltro ben congegnata, cui non fu estranea l'opera di convincimento messa in atto da un suo protetto, l'avventuriero siciliano Giuseppe Balsamo, sedicente conte di Cagliostro, cui aveva predetto ciò che tutti sapevano, questi avrebbe voluto dire, vale a dire lunga vita, favolose ricchezze e soprattutto la sospirata riabilitazione agli occhi e nel cuore della regina. La signora della Motte incontrò un giorno, nel parco di Palazzo Reale, una donna bella e giovane che somigliava moltissimo alla regina. Era una modista di nome Nicole Legnier. La contessa fece in fretta a sfruttare l'ingenuità e la semplicità della sua nuova amica, che introdusse nel bel mondo presentandola come baronessa d'Oliva. In cambio le chiese un semplice favore, peraltro ben remunerato, in nome della regina: consegnare una rosa e una lettera nel giardino di Versailles a un signore che le bacerà la mano. Naturalmente, quel signore altri non era se non il cardinale, perfettamente ingannato dalla somiglianza nell'incontro che avvenne nella notte dell'11 agosto del 1784 nel parco di Versailles. Da allora di Rohan perse la testa e la signora della Motte poté permettersi di chiedergli ogni cosa. E dopo avergli estorto numerose largizioni, ufficialmente sempre per terzi, giocò la carta della famosa, o meglio famigerata, collana, una composizione di 7 diamanti grandi e ben 200 piccoli, realizzata dai gioiellieri di Parigi, Baumer e Bassenge. Alla morte del sovrano nel 1774 dovettero rinunciarvi, visto il costo esorbitante di 1600 livres, pari a circa 500 kg d'oro. Ma la proposero alla nuova regina, che aveva rifiutato l'offerta, giudicandola eccessiva nelle richieste e rispondendo: «Abbiamo più bisogno di una nave che di un gioiello, poiché era in corso la guerra di indipendenza americana in cui la Francia appoggiava le 13 colonie». 10 anni dopo la scomparsa di Luigi XV, fallito anche il tentativo di vedere il collier della regina di Spagna, i due gioiellieri cercarono ancora di proporlo a Maria Antonietta. Dopo un ulteriore rifiuto, cercarono qualche dama di corte che potesse convincere la regina, offrendo 1000 luigi per l'intermediazione. Qualcuno si rivolse allora a Jeanne de la Motte, che passava per essere intima della cugina.
Non appena la contessa venne a sapere di questo meraviglioso collier, fiutò immediatamente il colpo. Si precipitò dai due gioiellieri e sostenne che un gran signore avrebbe acquistato la collana. Era il 24 gennaio del 1784, quando il cardinale di Rohan si recò da Beaumer e Bessenge, convinto dalla contessa che la regina desiderasse acquistare quel gioiello a insaputa del re e a credito, ma essendo sprovvista della somma necessaria, aveva bisogno della sua intermediazione per tale affare. In verità la collana gli sembrava pesante e massiccia, non consona al gusto raffinato di Maria Antonietta, ma se la regina la desiderava, egli non poteva che obbedire. L'affare venne concluso. Una cifra altissima, paragonabile a 100 milioni di euro. Il cardinale provvide a fissare per iscritto le condizioni suddette e lo comunicò alla contessa perché venissero sottoposte alla regina e ratificate da lei. Quando ciò avvenne, naturalmente con firme false, il cardinale era al colmo della felicità e, munito del gioiello, si recò a Versailles consegnandolo a quello che gli fu fatto credere essere un inviato della regina.